Ciao a tutti ragazzi, è giorno 4 della terza settimana, del terzo segmento di 6 settimane del Six Week Reshape Body. Scusate un po' la confusione, sono in palestra oggi e oggi è esercizio cardiovascolare. Oggi abbiamo 45 minuti di corsa ininterrotta, quindi senza fermarci. Io oggi farò la mia corsa qui sul Tapirulan, ok? Niente, da tanto tempo non faccio la corsa di Tapirulan. Di solito mi piace andare fuori, però visto ora è sera, niente, preferisco farla qua con la luce in palestra, anche se chiaramente c'è più gente e probabilmente qualcuno nel cross mi verrà a interrompere, però è uguale, lo faccio uguale. Quindi come faccio vedere adesso sto per iniziare la mia corsa, 45 minuti, mi raccomando, cercate di dare il vostro meglio, cercate di ispirarvi più veloce possibile, ok? E farò un altro video alla fine di questo allenamento, vi dico un po' come vado, vi faccio vedere realmente sono sudato e l'ho fatto, che non dico soltanto, mi metto soltanto qua e poi non lo faccio, sono uno dei quando le cose le fa e mi piace essere così, chiaramente predico bene e rassolare bene come dico sempre. E niente, ora sono qua, vi faccio vedere la palestra anche da questa prospettiva dove ci sono tutti i Tapirulan. Ora inizio, mi raccomando, fate un po' di riscaldamento, un po' di camminata, un po' di squat, un po' di lunges. Queste cose qua magari prima di iniziare per le ginocchia che aiuta molto, e poi iniziate, ok? Farò un video alla fine e vi racconterò un po' come è andata e vi darò qualche altro aggiornamento di quello che è successo in questi giorni e vi darò anche chiaramente altre indicazioni, vi darò altri suggerimenti, ok? Per vita, nutrizione, fitness, come faccio del solito. Ok, ora inizio, mi raccomando, buona fortuna, 45 minuti, cercate di fare il vostro meglio. Ciao ciao! Eccoci qua di nuovo ragazzi, vedete come se avessi fatto la doccia, 45 minuti ininterrotti di Tapirulan. Ora scusate, è andato via, se no ve lo faccio vedere anche sullo screen. 45 minuti ragazzi, e comunque vi dicevo, se correte su Tapirulan, un piccolo consiglio, mi raccomando, state attenti alle ginocchia, soprattutto se non siete abituati, perché davvero possono davvero far male le ginocchia se non siete abituati. In caso magari siete in palestra, lo volete fare un giorno in palestra. E comunque io ho iniziato, ho corso al numero 7. Se siete in palestra, sapete appunto il numero è il 7. E poi piano piano sono sceso a 5.9. Però continuavo sempre a correre ininterrotto, senza fermarmi. Quindi tanta roba, come vedete, funziona. Ho bruciato intorno alle 640 calorie. E quindi tanta roba. Vi consiglio sempre di respirare dal naso, respirare dalla bocca, altrimenti create tensione, ok? E non riuscite a finire l'esercizio cardiovascolare, molto 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 importante, ok? Molto importante. Comunque vedete, guarda, non ho paura di niente, qua sono qui in palestra, tutti quanto mi guarda, c'è tanta gente, proprio mi metto qua a fare i video, anche se nessuno mi capisce, sono qui che lo sto facendo ugualmente. Per voi, per far vedere chiaramente c'è bisogno di disciplina, cioè non è che appunto dico io le cose e poi dopo io non le faccio, come vi ho detto correvo, sono qua con voi che ho corso, ora non corro 45 minuti con voi e parlo perché chiaramente poi è anche un po' noioso e poi comunque diventa anche un po' difficile parlare 45 minuti ininterrotti mentre uno corre anche, quindi non è proprio facile e lo sconsiglio, magari un giorno lo vorreste fare. E niente, cos'altro dire, mi raccomando, dopo la corsa vi consiglio sempre di mangiare magari un po' di proteine, ok? Vi consiglio di non allenare le gambe il giorno successivo, ok? Mi raccomando, magari visto questo è il giorno 4, se lo fate di sabato prendete un giorno di riposo, riposatevi, magari fate un po' di yoga, andate a camminare domani magari nel parco, fa conto nel verde che aiuta sempre, ok? Molto 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 importante. E poi iniziamo la prossima settimana, ci sarà ancora 4 allenamenti e poi dalla settimana 5 ci saranno 5 allenamenti e anche la settimana 6 e poi finiamo questi 90 giorni. Siete davvero arrivati a un gran bel punto, davvero ci vuole davvero davvero tanta disciplina per arrivare fin qua. Come vi ho detto, spero davvero sia riusciti a correre 45 minuti, se non ci siete riusciti non importa, l'importante è finire l'allenamento, anche se l'avete finito camminando va benissimo uguale. Ora scusate se c'è confusione, magari sentite fino a un certo punto la mia voce. Vi ho parlato della nutrizione, mi raccomando le proteine, mantenete sempre il livello alto di proteine, se volete perdere peso cerchiamo di mantenere bassi i carboidrati, quindi tutti gli zuccheri, ok?
Come mi raccomando, manteniamo sempre, mangiamo anche i grassi, visto soltanto in alcuni grassi possiamo ottenere le vitamine, ok? Quindi i grassi sono importanti, appunto grassi come c'è per esempio nelle noci, nelle mandorle, nell'avocado, nel salmone, questi sono tutti acidi e fanno benissimo e sono ricchi di vitamine e minerali, quindi vi consiglio davvero di mangiarli perché è veramente importante. Qua qui c'è anche Wayne che lavora con noi e c'è anche Dani dietro di noi, visto, e fanno parte anche loro della mia vita, visto, sono qua in palestra con me e vogliono far parte di questo video, visto. Io no, non è che appunto, visto, c'è qualcosa, sono la vita di reale, quindi se non ci sono imprevisti io, visto, lo faccio uguale, cioè non è che mi fermo il video e niente, che è così, comunque la vita è così, metto tutti questi video e come sempre nei video metto vita reale, nessun tipo di filtro, perché quello che succede succede, visto, siamo qua, sono in palestra, quello che succede succede, come è successo anche nei video precedenti. Ora spero davvero, io non ho paura, non è che ho paura di fare le registrazioni, paura di che alla fine la gente può soltanto imparare. Ora chiaramente l'italiano non lo capiscono perché siamo in Inghilterra, soprattutto a Londra, cioè qui a Londra siamo, e niente, comunque niente, giorno 4 è finito la settimana 3 e mi raccomando preparati per la settimana 4 e iniziamo con il giorno 1, ok? Mi raccomando, divertitevi, sorridete sempre e ci vediamo alla prossima, ok? Ciao ciao!